Sì, assolutamente. Siamo veramente orgogliosi di presentare l'approvazione del progetto esecutivo pari a 6 milioni e mezzo di euro relativo all'asse che da via Domeniconi arriva fino a via Serpieri, quindi attraversando sostanzialmente da Torre Pedrera, Viserbella e Viserba, crea una nuova viabilità, insomma, di scorrimento e di accesso al comparto che sta tra la ferrovia e il mare. È una viabilità che Rimini aspettava da tempo, quella zona di Rimini aspettava da tempo e che è una degli assi portanti, delle gambe del grande progetto di riqualificazione dell'area nord e del lungomare nord, che nel complesso vede investimenti insistere per oltre 50 milioni di euro e che partono, come abbiamo sempre detto, dalla riqualificazione del sistema fognario, quindi dal PSBO, e poi si sostengono, insomma, con tutta una riorganizzazione della viabilità. Per poi far cosa? Per poi poter liberare lo spazio pregiatissimo che abbiamo in adesione all'Arenile, quindi il lungomare, e fare sì che si possa creare un contesto urbano rigenerato straordinario, con verde, corte, passeggiate, piste ciclabili, che possa dare ai cittadini e ai turisti, no, un nuovo spazio pubblico. Avete visto i rendering anche dei progetti esecutivi della riqualificazione del lungomare nord. Quella è l'incognita che ancora abbiamo, perché quell'intervento è oggetto del finanziamento del bando delle periferie e noi siamo, insomma, in attesa, sempre speranzosi e fiduciosi, che il governo mantenga le promesse che ha fatto, che quindi porti avanti il provvedimento che è inserito nella legge di bilancio. Dobbiamo vedere effettivamente come esce dalla finanziaria quel provvedimento e poi le sue ricadute e applicazioni attuative. Quindi lì, insomma, siamo in attesa, ecco, con un po' di fiato sospeso, lo dico in tutta onestà, ma nel frattempo che si smarchi, insomma, si definisca quella situazione, Rimini va assolutamente avanti e prosegue con gli intendimenti e con creare le condizioni che possano poi consentire di fare anche quel meraviglioso progetto di riqualificazione. E una delle cose fondamentali è creare una viabilità alternativa, e quello che oggi, insomma, presentiamo è appunto l'esecutivo e la formalizzazione del progetto che riguarda la creazione dell'asse carrabile alternativo. È già partita anche la gara di appalto dei lavori pubblici. I lavori, a conclusione della procedura di gara, partiranno nella primavera prossima, per intenderci intorno a marzo, dureranno circa un anno e consentiranno quindi di avere per tutto, insomma, il territorio da Torre Pedrera fino a Viserba un asse carrabile a doppio senso di marcia tra la ferrovia e le abitazioni, dando continuità sostanzialmente a quello che già esiste, per esempio, su via di Redaua. E noi eravamo prontissimi per partire anche con la riqualificazione del lungomare nei tratti di Torre Pedrera e di Riva Bella, perché sono i tratti su cui anche la viabilità alternativa già esiste, era stata realizzata, e pertanto questa situazione che si è creata ci ha rallentato. Avremmo voluto avere anche già la possibilità di annunciare le gare, magari l'aggiudicatario dei lavori di riqualificazione, e invece su quello adesso purtroppo siamo in uno stato di stallo e di attesa, dove, vi ripeto, attendiamo, insomma, con fiducia il mantenimento delle promesse che sono state prese, però al momento lo facciamo sempre, insomma, un po' con un po' di attesa, ecco.